Abbiamo fatto un bel primo tempo sotto tutti i punti di vista, sia del palleggio sia il fatto di poter produrre delle situazioni per far gol. La squadra è stata pure veloce nel girare la palla, quindi sono stato contento. Poi nel secondo tempo si sono messi come noi e ci hanno creato qualche difficoltà in più, come normale che sia, perché dopo a parità di modulo conta tanto la qualità dei calciatori in campo, loro qualità ce n'hanno tanta e quindi ci possono creare qualche fastidio. Alla fine però abbiamo concesso due situazioni di pericolo su due palle ferme dove soffriamo cronicamente ormai dall'inizio del campionato, però ci siamo anche costruiti due o tre palle gol importanti per poterla vincere. Poi loro si sono messi pure a 5, quindi questo testimonia pure il fatto che stavamo bene, spingevamo, accettiamo il risultato del campo. E ora l'ho fatto presente l'ultima volta che abbiamo giocato in casa con l'Olbia, tenteremo di ovviare nel miglior modo possibile la deficienza che ci abbiamo senza che sia una scusante. Alla fine del primo tempo siamo riusciti a palleggiare meglio che contro l'Olbia, qualche accorgimento è stato fatto al campo, quindi siamo riusciti a fare qualcosa di meglio e andiamo avanti tentando di rimetterlo nelle migliori condizioni possibili. Detto, il primo tempo siamo riusciti a giocare ugualmente, poi è normale che dovrebbe essere la normalità poter giocare su un campo da calcio e potersi allenare su un campo da calcio perfetto, perché questo sport esige questo. È come se uno che fa ginnastica facesse ginnastica su una palestra che c'ha i buchi, non la può fare. Noi invece lo facciamo, tentiamo di adeguarci. La scelta di Zini, che comunque quando è partito in rapidità i loro difensori centrali, seppur bravi, comunque sulla velocità potevano soffrire, in effetti in quelle situazioni l'hanno fatto. Ma Andrea si è giocato la sua chance perché se l'è meritata, è un giocatore di grande talento che oggi deve crescere, deve maturare, deve fare esperienza. Queste partite di questo livello qua gli servono, deve stare tranquillo, allenarsi bene ed essere pronto quando viene chiamato in causa, come è stato oggi. La Grecia secondo in classifica, che mantiene questo secondo posto solitario in attesa del risultato del Siena, diventa questo a questo punto l'obiettivo più alla portata? No, l'ho detto questa settimana qua, non andrei più per obiettivi. Andrei per l'obiettivo che è settimanale, quindi la partita successiva. Oggi noi ci prepareremo per oggi, da lunedì ci prepareremo per affrontare la Carrarese nel miglior modo possibile, senza stare a guardare più. Abbiamo una certezza sicura che è quella che disputeremo i playoff, poi tenteremo di farlo nella miglior posizione possibile. Un altro match contro una squadra di valore, insomma, perché il Novara era partito con altre ambizioni, nessuna squadra fino ad oggi ci ha messo sotto a livello di gioco. No, però il calcio vive su tanti aspetti. Alla fine fanno gol su un calcio piazzato che fa parte di una partita di calcio. Io penso che più si andrà avanti, più si giocheranno partite delicate, più questi aspetti qua avranno un peso importante sull'andamento di una gara. Quindi chi ce l'ha, giocatori o capacità di poter tirare fuori il coniglio dal cilindro anche quando non gioca benissimo, c'è un vantaggio. Beh, è stata una partita a due volti, primo tempo dove il Novara non ha mai giocato. Abbiamo visto giocare di più l'Arezzo, abbiamo giocato sempre nella nostra metà campo, però devo dire che abbiamo fatto un gran secondo tempo, dove credo che abbia lasciato anche lì qualcosa. Per quello che aveva costruito l'Arezzo nel primo tempo, qualcosa hanno lasciato anche loro, qualche situazione dentro l'area. Ma nel secondo tempo non mi ricordo una situazione pericolosa da parte dell'Arezzo, mentre noi credo abbia lasciato qualcosa dentro l'area di rigore. È una partita a due volti, credo che il pareggio sia il risultato più giusto. E il mio unico obiettivo era quello di vedere una squadra al di là del derby che abbiamo fatto contro la Boraccelli, dove è facile costruire la partita per tanti motivi. È un derby, l'adrenalina, sì, un cambio di allenatore, ma per me la partita era questa e devo dire che vado a casa con un bicchiere a metà, cioè avrei voluto vedere la stessa intensità, la stessa voglia di fare nel secondo tempo anche nel primo, ma mi sa che dobbiamo lavorare. E dobbiamo capire che per arrivare a fare quello che noi vogliamo, anche sperando dopo, dobbiamo non partire dal secondo tempo ma tutta la partita. Beh, io prima di parlare dei playoff penso sempre al prossimo allenamento che faccio e gli errori che abbiamo fatto, le cose buone che abbiamo fatto da ricordare ai ragazzi e lavorare. E sicuramente l'Arezzo è una squadra che arriverà e se la può giocare anche per il primo posto, è una squadra che gioca a calcio in un campo che devo dire lo penalizza, perché per le qualità dei giocatori dell'Arezzo, ma anche per i miei, credo che era più consono un tappeto, un terreno molto diverso da quello che abbiamo visto stasera. Tutte e due le squadre ne hanno sofferto, però credo che alla fine l'Arezzo lo vedremo sicuramente e il Novara, per fare quello che aveva prefissato inizialmente, dovrà lavorare ancora un pochettino più duro dell'Arezzo.
C'è stata la partita della partita con il pubblico. Beh, io credo che ormai, io penso che sia sempre una sorta di rispetto. Passare inosservati sembra lasciare un po' di amaro in bocca. Il fatto che io ovunque vado, voi per il mio modo di fare allenatore, di giocare con i miei giocatori, capisco anche il pubblico avversario, ma l'importante è che si resti poi sempre nel normale, finita la partita, un arrivederci a tutti, alla prossima e ciao.